tante novità per Laika, a partire dalla nuova fabbrica, ma anche tanti miglioramenti nella nuova produzione in vista della stagione di mercato 2016. Sì, abbiamo presentato oggi qui sulla nostra conferenza stampa il nuovo Creos 5009-5010, che è alla fine il cuore del nostro marchio, materiali alto livello, qualità, design, innovazione, tutto insieme per dare ancora di più contenuto ai nostri clienti. Il nostro contenuto sono prodotti di premio, questo da 50 anni. Abbiamo seguito praticamente anche negli ultimi anni questa strada, aumentando sempre di più i valori, e questo sarà completato anche con la nuova fabbrica che noi inauguriamo il prossimo anno, per seguire poi in futuro la nostra strada che abbiamo scelto di essere il premio produttore italiano. Una strada, quella di Laika, che punta verso l'alto, quindi miglioramento del prodotto, miglioramento anche della produzione. Sì, sicuramente con il nuovo stabilimento noi concentriamo 8 stabilimenti in un unico stabilimento, che sarà il più moderno, più innovativo stabilimento con tutte le nuove macchine del mercato, sarà il stabilimento più efficiente del settore. Ma sarà anche una nuova casa per tutti i 280 colleghi, che poi si trovano in un ambiente molto favorevole per seguire il loro lavoro. Abbiamo visto l'andamento di mercato dal 2007 al 2014. Secondo una previsione, si può immaginare un mercato in ripresa? Ma un mercato in ripresa forse ancora troppo presto. I segnali che noi sentiamo al momento sono positivi, significa almeno non c'è più calo. Questo sicuramente, e si vede anche che ogni fine settimana le persone sono in giro con il loro camper. L'interesse c'è e sicuramente l'acquisto del nuovo tornerà. Quando ancora non si può dire, ma ci sono alcuni indicatori che fanno vedere un segnale positivo. Per concludere, una differenza tra il mercato italiano e quello estero, da che cosa è contraddistinto? Il mercato italiano, primo punto, non è diverso come estero. Dico il mercato italiano per il nostro settore forse anche meglio degli altri paesi, perché gli italiani amano di viaggiare con il camper. Il problema al momento è ancora la insicurezza, che ovviamente le persone sentono della situazione economica, della situazione politica, ma è una crisi che passerà, sarà una sfida di nuovo per tutti quanti. Concludiamo coniando uno slogan Laika, o magari quello che già utilizziamo. Enjoy the dolce vita.